Per Paolo Addesi, nazionale italiana paralimpica di ciclismo in ritiro a Francavilla, 5 giorni di gran lavoro per preparare la nuova stagione. Sì, iniziamo, diciamo, abbiamo già cominciato con una gara di Coppa Europa, adesso ne verranno altre a partire dal 25 aprile. E poi ci sarà una gara importante nel mese di giugno, anzi due, di Coppa del Mondo, una in Italia e una in Svizzera. E poi i campionati italiani, obiettivo naturalmente principale un po' per tutti, i campionati del mondo che si terranno in Svizzera a fine luglio. Tanti appuntamenti importanti per una squadra, quella azzurra, che vuole primeggiare a livello mondiale. Sì, diciamo che questa è una squadra che già da qualche anno dimostra una forte potenzialità a livello internazionale, siamo primi nel ranking, quindi comunque cercheremo di continuare così, soprattutto in vista delle prossime Paralimpiadi, per cercare di arrivare prima delle Paralimpiadi con il massimo del punteggio, quindi primi del ranking. Una nazionale italiana di grandi nomi, grandi firme. Soprattutto di grandi risultati. I nomi sono cresciuti con i risultati, però siamo orgogliosi che il paraciclismo in federazione è quello che vince più di tutti. E poi ci sono in questa nazionale tanti abruzzesi che si sono fatti onore in Europa e nel mondo. No, veramente, questa è una terra, io abito vicino a Roma, questa è una terra di campioni, ha fatto sempre dei grandi corridori l'Abruzzo, e poi lo vediamo quando la gente, ieri eravamo a Guardia Grele a fare il percorso e la gente passava, diceva complimenti ragazzi, questo credo è un bel biglietto da visita.